Allora, benvenuti e bentornati sul canale YouTube di Rapaholic. Oggi sono qui con Sane e abbiamo la possibilità di Bella raga. intervistare uno dei ragazzi del rap italiano che ci entusiasma di più in assoluto. L'anno scorso abbiamo divorato il suo EP Urbani Jeans, al punto che poi l'abbiamo eletto come migliore sorpresa del 2021. Ti do il benvenuto su Rapaholic, Not Good. Grazie, brother. È E un vorrei onore averti partire. qui. È un Piacere onore anche enorme per mio, me. ragazzi. Vorrei iniziare l'intervista chiedendoti proprio di Urbani Jeans, a Ok. livello personale e professionale, poi, cioè a livello artistico, che cosa ti ha lasciato quel progetto? Beh, prima di tutto tanta esperienza, cioè tanta dell'esperienza alle spalle, mi ha insegnato ad approcciarmi per la prima volta alla musica in maniera, passami il termine, mainstream o comunque con quell'intenzione. E mi ha lasciato, a parte proprio un bel processo artistico dietro, degli insegnamenti pratici su come poi ci si rapporta con la musica, con l'industria, con la fan base. È stato un po', diciamo, non neanche un esperimento, un provare qualcosa e vedere qual era la risposta, no? Però quei presupposti che comunque io credevo in questa cosa, sai, tante volte un esperimento poi è una cosa che come va, no? Io invece ho detto, questa roba esce quando io sono convinto che abbia del valore e quindi abbiamo aspettato fino ad arrivare alla release. Io personalmente ti posso dire che è stato un bellissimo EP, cioè per me è stata una rivelazione dell'anno e come ho detto più volte a Sergio poi nel corso dell'anno ho detto famolo, facciamolo perché cioè, secondo me sei un artista diverso da quello che c'è intorno, Grazie, da brother. tutto Che l'immagine. sì. Allora, quello che io volevo chiederti proprio sull'argomento di cui stavamo parlando prima è proprio come essere rap in una scena che ormai è solamente drill e trap. Guarda, onesto, non la sento tanto, o meglio, non avverto questo tipo di problema. Beh, prima di tutto perché non lo è. E seconda cosa perché a tutto c'è pro e contro, no? Quindi da un lato ho una visibilità diversa, nel senso che la gente, e soprattutto chi ha un certo orecchio, si accorge subito che quello che faccio è diverso da quello che sta facendo la massa, però dall'altra parte include che faccio un tipo di percorso diverso, che costruisco il mio percorso gradino dopo gradino. È più appagante, semmai, capito? Lo vedo come una roba. Anche perché davvero non vorrei che passasse, tra virgolette, no? Che io non faccio la trap, ad esempio, o non faccio il trapper, passami il termine, perché non mi piace. Intuitivamente non mi viene neanche di farlo, non è una forzatura del non voglio scrivere quello. Per me è il naturale svolgimento della mia arte e quindi non vivo proprio questo pensiero, anzi, per come la vedo io, a me gioca anche da un lato a favore, che non ho, che invece non devo gareggiare con 200.000 trapper in quel campionato lì. Poi, se ti piace di più la trap, la drill, il grunge, la drill, va benissimo, cioè. E poi diciamo che Ok. il nuovo step del tuo percorso è un pezzo che si discosta un po' E da a sua quello volta che hai si fatto discosta finora. anche da Urbani Jeans, se ci pensi, Cioè, anche a livello assolutamente. di sonorità, no? Lo dicevo prima, prende una piega un dito più ruffiana a livello di sonorità, però poi per Certo. assurdo abbiamo ottenuto le strofe belle sporche, per dirti l'ultimo singolo l'ho registrato in camera mia, proprio in tranquillità, Madonna. il microfono, cioè, capito? Gli abbiamo dato quel contrasto. Questa è una Certo. cosa bellissima da sentire, perché è una cosa che E poi manca da tantissimo tempo. aspetta, aspetta, frate. Ma che è? Questo è bellissimo. Io ho seguito tutta la storia, cioè io Questo è per lo farti capire, studio. per quanto mi piace il tuo progetto e per quanto mi piaci tu come artista, io ho seguito tutto il progetto della storia che hai costruito da solo a mano, uno studio. L'abbiamo fatto tu. Cioè, Questo per non me è è quello studio paradossale. costruito, questo è il mio cuscinetto di casa. Però esatto, l'abbiamo fatto anche proprio da zero, costruendo uno studio poi da un'altra parte. Però per dire, no, abbiamo avuto un approccio che nonostante il gradino che comunque punta al mainstream, ha ancora un'attitudine veramente
rap proprio nel vero senso Esatto. del termine. Però è un pezzo in cui io ho percepito comunque sia un'apertura maggiore, e ti parlo proprio di la dolcezza con cui è cantato, passami questo termine. Però è Sì. proprio un pezzo pubblicità in cui ci sono tante emozioni, c'è l'apatia del ritornello, c'è questo paragone fra sesso e guerra, no? E io ti volevo chiedere proprio questo, cioè tu ti senti migliorato nel modo in cui fai entrare l'ascoltatore nella tua musica? Mi sento maturato, sento che ma quello che faccio è sempre un gradino, non so se meglio, però sicuramente più maturo del gradino prima. Io, uno dei motivi per il quale non mi piace pubblicare musica compulsivamente, no? O che la gente viva questa angoscia dell'uscito un pezzo mio, non vedo l'ora di sentire il prossimo. E magari non ho ancora neanche letto il testo, la contrasto proprio in questo modo. Dico, sto pezzo è forte, però mi devo domandare, è meglio delle altre release che ho fatto o sto per buttare un pezzo che magari a me piace, ma magari ci sono legato io, ma concretamente non ha quel tipo di appeal? Poi a volte si fa giusto, a volte si sbaglia, no? E non è una scienza certa. Io una cosa, in base a tutto il tuo percorso artistico, te la vorrei chiedere. Com'è stato partecipare al Real Talk? Cioè, nel senso, che cosa ti ha lasciato da artista? Perché secondo me è un grande esercizio di stile. E un Sì. artista, se ci va, deve essere pronto mentalmente a farlo. Sì, guarda, io la settimana prima che uscisse, che andassi a fare Real Talk, praticamente pensavo solo a quello, cioè ero lì che dicevo, caspita, adesso andare a Real Talk. Poi io sono, come si può dire, faccio, non fatica, però ho una paura folle di fare delle figure da idiota, tipo, non lo so, che sto registrando e a un certo punto mi casca il microfono davanti o non mi sono allacciato bene la scarpa, cioè, cazzate se ci pensi, no? E poi vabbè, mano a mano che ci pensi, che più si avvicina la data, dico, caspita, ma le persone che mi hanno chiamato perché credono che io faccia delle cose valide. Leviamoci un attimo quest'ansia con cui affronto tipo tutta la vita e cerchiamo di fare quello, cioè sono lì, so repare, basta, va bene. Ed è stato bello, cioè è proprio appagante vedere le persone che stanno dietro al progetto, vedere quando si appassionano di quello che hai scritto, vedere ad esempio Kuma che da che non mi conosceva, che era la prima volta che ci siamo visti e sentiti, alla fine della puntata invece avevamo già creato un legame. E un legame, per assurdo, poi la roba migliore è che un legame così in 15 minuti, È nemmeno, paradossale. è paradossale, capito? Cioè, è difficile al di fuori dalla musica riuscire a fare questi tipi Esatto. di approcci, no? Quindi è stato Guarda, un veramente bello. esempio del genere per dirti: io ho Vai. degli amici che conosco da 15 anni e ci siamo conosciuti ai concerti. Sì, Cioè, perché la per musica puro fa questo caso. potere, no? Questa roba dell'alchimia, del dire, ah, caspita, a te piace questo, ma sai che anche a me piace quello, ma sai che la canzone che hai fatto aveva un campione di, no? È tutto un susseguirsi di emozioni. Però io mi vorrei collegare a questa cosa che ti ha chiesto Sane, perché mi sembra in generale un momento positivo per la tua carriera, no? Cioè, sei stato chiamato, Vediamo. oltre che Real Talk, da Briga, da Enigma, dallo stesso Emis, che sappiamo comunque sei il suo preferito. E appunto, c'è anche secondo me una critica che ti acclama in questo momento, nonostante poi tu dici in Giovani Eroi appunto questo scemo che mi dà del raccomandato, no? Sì, Quindi c'è. volevo un po' capirla questa cosa, cioè come lo vivi il tuo ruolo nella scena in questo momento? Allora, onesto, sono molto contento di quello che sto costruendo perché sento soprattutto che è una roba concreta, cioè, sai, a fare gli streaming, a fare i follower, in un'epoca dove è veramente tutto velocissimo e oggi sei al top, domani ti prendono per il culo tutti. È veramente difficile farsi conoscere nel modo in cui vuoi, senza farti fraintendere. E questa è la roba che mi piace di più, però sono molto obiettivo, cioè quando io parlo di me mi rendo conto, o meglio, penso di non essere ancora minimamente competitivo a livello dei big, no? E io, con tutto il rispetto parlando, non mi sto paragonando agli emergenti, cioè io sono qua perché voglio fare La questo e lo storia. voglio fare al meglio.
Cioè, voglio che la gente non dica not good, bravo, cioè un bravo rapper emergente, no? Not good è un bravo rapper, punto. Poi ci vuole ovviamente del tempo, non è un percorso. Ci vuole tanto lavoro. Ci vuole tanto lavoro e sono contentissimo di farlo, no? Però ecco, diciamo, cerco di non posarmi mai sugli allori e di dire, ok, io non sto andando male, c'è sicuramente gente a cui va peggio, ma c'è tanta gente che invece macina traguardi, io voglio macinare traguardi. Ci vuole anche tempo, però, sicuramente, no? Certo, cioè, infatti se noti il mio percorso artistico si basa proprio sulla calma, no? Sul non stare lì appunto a vivere in maniera opprimente le release. È il discorso sulle Magari senza far uscire release. 15 singoli che poi non riescono a fare un progetto. Capito, io voglio che la gente dica, caspita, sto pezzo non mi interessa quando esce il prossimo, adesso sto ascoltando questo. Cioè, le serie TV a volte te le guardi due volte, non è che poi appena è finita una roba dici no, mica che due coglioni. Cioè, sì, Certo. adesso sì, ma è un problema, no? E diventa poi un motivo di scontro. Io vorrei chiederti proprio per il fatto che ha detto Sergio, ma tu se dovessi pensare a una collaborazione dei sogni, ma anche di un rapper magari che non c'è più, o comunque di uno extra UE, un qualsiasi cantante possibile, a chi penseresti? Cioè, proprio il feat dei sogni. Sì, Domandone. ovviamente. Kanye West o A$AP Rocky. Dipende. Allora, Madonna. cioè, ragazzi, A$AP Rocky, con il fatto che non esce musica da un bel po', però uno dei due, veramente. Vuoi sapere la mia? Secondo Vai. me io qual è secondo me il per te intendo, ovviamente, il featuring che secondo me tu andresti bene con Questa non Slava. la so nemmeno io, eh. Aspetta, Lo ripeti conosco. cos'è? Mitico Slava. Tra l'altro è fortissimo il Slava. ragazzo. Secondo me voi due insieme su una traccia potrebbe essere un'esplosione. Sì. Ma infatti tu, Not Good, sei andato fuori UE, e io ti riporto invece a Milano con la prossima domanda, perché ti vorrei chiedere, per noi romani, Milano è una città un po' difficile per il rap da leggere, perché ci sono tante Ok. personalità molto forti, ci sono gruppi compatti, ma anche tante faide per ora, tante influenze, tante cose diverse che si sentono. Sì. Tu come la stai vivendo per ora, la Milano rap? Caspita, sai che io la vivo da quasi, non dico da fuori, però io sono un po' a Milano, cioè qui da me sono un po' un eremita, nel senso che io non ho una forte appartenenza, cioè uscivo al muretto e frequentavo i rapper del muretto, ma poi finita quell'epoca delle battle, così non mi sono mai né schierato da un lato, ma perché a me, caspita, adesso dico un discorso un po' ruffiano, a me la musica piace tutta, anche delle controparti, e quando due persone... magari c'è un beef tra qualcuno, è quasi divertente per me andare a capire, Per no? noi è Questo ha fatto divertentissimo. quello, quello ha A noi ci fatto campiamo. quello. Capito? Cioè, Noi secondo ci divertiamo un me sacco. è una bella storia. Allora, diciamo una roba semplice: se da tutte queste cose ne scaturisce della bella musica, ben venga, mille volte. Cioè, Sono alla d'accordo fine perfettamente. noi siamo qua da ascoltatori, cioè anche da ascoltatori per goderci quello che succede, quindi poi i fronzoli, il perché, il per come, no? Sono sempre relativi. Tipo Vacca e Fibra quando fecero il dissing, lì è uscita della musica divina. Ma chi è che voleva che finisse quella storia? Come fai obiettivamente a dire no, dai, speriamo che smettano? Con tutto che io sono Capito. tra gli artisti, cioè... Certo. Senti, io vorrei farti una domanda un po' più così, un po' più che potrebbe punzecchiarti. Let's Che go. ci dobbiamo aspettare da Not Good del futuro? Ma ho intenzione di aprire un bar. No, sto scherzando. No, Un sai perché mi investimento, eh? fa ridere? Perché in realtà, no, per assurdo, la mia risposta dovrebbe essere: beh, faccio musica, cosa vuoi aspettarti? Farò uscire altra musica e spero di farla sempre meglio. Se vuoi una roba diversa, una risposta un po' meno standard, sto cercando di fare sì della musica, ma ad esempio della musica inaspettata, cioè con collaborazioni con gente che tu devi dire ma cosa c'entra con Not Good, o più semplicemente con produzioni, mi sono legato tanto a determinati produttori, ma non ho assolutamente escluso i producer emergenti dal mio lavoro, quindi sto cercando di fare una roba in un momento in cui
tutti sentono la necessità di mettere un'etichetta a quello che stanno facendo, tipo guardate che io sono, faccio questo e sono questo, io non la voglio questa etichetta, voglio che la gente dica chissà se il prossimo singolo di Not Good sarà una mina atomica, una roba commerciale, un pezzo hip hop, una roba O Gianni rock, Morandi. Gianni Morandi, chissà, capito? Vorrei riuscire a creare in maniera positiva, ovviamente, no? Senza distogliere l'attenzione dall'hype, cioè senza distogliere l'attenzione dal brano. Quindi possiamo dire che il prossimo mattoncino del castello di Not Good per questo 2022 è l'imprevedibilità. Ti L'imprevedibilità, sì. piace? Sai, adesso ti vado in culo e ti faccio sette canzoni tutte uguali. Paga un EP tutte con lo stesso titolo. Un EP, esatto. Per ora produzione second roof, Ora ultimamente. produzione Second Roof, sto lavorando anche tanto con Foreigner, che è prima di tutto discepolo dei Second Roof, ma poi a prescindere da questo è un grandissimo produttore, un mio coetaneo, e anche lui è super fresco, ha voglia di lavorare, è un altro eremita come me. Vai, vai, Allora, Sergio, vai. no, io ho finito, io ci sono. Se Sane c'ha Ah, delle ultime ok. Allora curiosità, tocca a lascia a me. lui. È la mia volta. Eh sì, Sì. io prima di questa intervista con Sergio ci siamo confrontati, sai, che cosa chiediamo, che cosa non chiediamo. Io ho detto una cosa sola. Ma quindi, sto cazzo del disco, quando famo uscire? Beh, potevi giocarti la domanda chi è Anthony, eh? Guarda che... Vero, vero. Sto cazzo di disco, davvero non ho fretta perché, come ti dicevo, tante volte faccio della musica e poi dico, sta roba è bella, però c'è talmente tanta musica fuori che ormai una roba bella non basta, per come la vedo io. Cioè voglio una roba che sia bella prima di tutto, per carità, ma che sia diversa, che sia un'altra, un'ondata fresca, no? Come quando... uscivano i primissimi pezzi trap e la gente non capiva se sta roba era super cool o se doveva pensarci su, no? No, che la odiava al terzo ascolto gli piaceva. Capito? Alla fine la musica, gli ultimi 3 anni di rap hanno vissuto di questo, ma Certo. giustamente, c'era cioè anche una bellissima wave, no? Però non mi ci voglio attaccare, voglio che la gente pensi, cazzo, chissà cosa starà sto disco. Secondo te, da come ti pare, da pubblicità, come la stai cercando di trasmettere questa nuova wave? Cioè, come si fa a fare questo processo qua? Con la curiosità, ascoltando tanta musica diversa, mettendosi in dubbio, non cercare sempre. Ti faccio un esempio: qua è uscito Real Talk. Sotto un certo punto di vista, per me sarebbe stato più comodo uscire con un singolo bello rap, perché avevo già Certo. catalizzato l'attenzione del pubblico, della fanbase, ad esempio, di Real Talk, e quindi il passo naturale era uscire con un singolone a cannone super rap e vedere la risposta, incrementare la risposta. Se usciva supercar adesso era più comodo. Una roba come Supercar, esatto, sarebbe stato molto più comodo. Invece ho detto, boh, dai, usciamo con una roba Juicy WRLD type, con delle sonorità più lontane dalle mie, che poi comunque, esatto, ho avuto la fortuna di uscire con Come Ti Pare, che rende comunque coerente il discorso, lo rende anche solo per le chitarre, per il ritornello. Però sarebbe stato più comodo, no? Esce Real Talk, mi butto. Invece ho detto no, usciamo dagli schemi, vediamo cosa possiamo fare. Va bene, allora noi ti Io ringraziamo no, tantissimo per l'intervista. Ah, cioè, ce n'è un'altra, Sane? no, no, stavo facendo una considerazione. Vai, vai, vai. Va Però te lo scrivo su Instagram, la considerazione che sto per bene, fare. d'accordo, d'accordo. Va bene, allora Te però lo ci scrivo su Instagram salutiamo, perché dai. c'è dentro una bestemmia e quindi non No, posso no, dire no, che mi no. tagliano, sai? Ma guarda, io sono molto controllato, stranamente. Solamente quella scena la faccio un po' per far Ah, manovrare un po' le certo. macchine a Sergio. Infatti, che già c'ho poco lavoro. Va bene, grazie mille di cuore per l'intervista, è stato veramente un onore. Non vediamo l'ora di Grazie a ascoltare te. la tua Io canzone. sono stato intervistato da Sergio Mattarella e Hai Francesco visto? Sale, non ho più niente da dimostrare, ragazzi. Beh, adesso basta, chiudi la carriera e apri un bar. Apro un bar.